Adesso c'è in taglio letterario e che ci illustrerà brevemente il professor Camarra, perché anche un'altra persona di grande genio, un altro siciliano di quelli di cui parlava la dottoressa, si è occupato del caso di Ettore Majorana, Leonardo Sciascia. Il professore Camarra è un'altra risorsa della cultura messinese, è maestro di mille cose, ha fatto mille cose e ama Sciascia in modo particolare, quindi ora ce ne parla. Io ho una mia idea che vi comunico dopo perché vorrei vedere se è veramente stupida, come probabilmente sarà, oppure no. Presidente prima accennava ai miei meriti, io l'ho bloccato, perché il mio è un ritorno a 18 anni fa, quando lasciai il liceo nel quale ho insegnato per tanti anni, il liceo La Farina, Messina, e lasciai la mia ultima classe, la terza E. Ogni anno avevo in programma trattare, accanto alle materie curriculari, un argomento di ampio respiro. Quell'anno il discorso, la ricerca, riguardava la figura dell'intellettuale. Chiusi quel corso con l'esame di un libro di Sciascia, La scomparsa di Leonardo. Un libro che se no i ragazzi, io in seguito li ho incontrati, e soprattutto quelli che hanno studiato giurisprudenza all'università, in quel libro hanno trovato tanta materia per le loro ricerche e per le loro tesi. E abbiamo sentito chi era e chi è Ettore Majorana. Lo ha fatto il professore di fisica, complimenti per la chiarezza, per la semplicità e soprattutto per la completezza. Io ho sfogliato le carte esaminate da Sciascia e ho suggerito a questo grande signore che sta alla mia sinistra, un giudice, che c'è molta materia, molto fare per i suoi denti. Lui è in pensione da quest'anno, se sfogliasse queste carte avrebbe materia di riflessione. A me, no, copie no, l'avessi, ma si trovano online, sì. Basta andare alla Fondazione Sciascia di Trapani. Dirige la fondazione un mio carissimo amico che è Nino, come si chiama, il poeta di Marsala, quindi il materiale si potrebbe reperire con molta facilità. Io devo fare un discorso letterario e mi ricollego idealmente alle ultime battute del mio insegnamento e parlo a voi oggi come ho parlato nei termini in cui mi sono rivolto in quella tarda mattinata di giugno a quegli alunni miei che oggi navigano intorno ai 50 anni. Sì. Ragazzi,
ragazzi, so che non avete potuto fare la ricreazione, ci sarà qualche languorino, non vi preoccupate che dopo la farete, facciamo finire il professore prima, quindi rilassatevi dentro l'uomo. Allora, io il video non l'ho visto, ho sentito solo il commento, ma molti punti d'incontro con quello che io dirò nel video naturalmente ci sono. Ma c'è qualche altro particolare sul quale Sciascia fermò la sua attenzione. Per esempio il ritorno da Palermo a Roma. Io sono un professore di lettere, partirei proprio dal titolo La scomparsa. Non è la morte, non è il suicidio. Sciascia le parole le sapeva pesare, misurare. Lui scompare dalla scena, ma nessuno ci ha detto com'è andata veramente la faccenda. Io ricostruisco adesso il discorso di Sciascia, cercando soprattutto di mettere a fuoco il motivo dell'interesse di Sciascia per questo avvenimento che, ho spiegato un po' i giornali dell'epoca, fece tanto rumore in Sicilia, perché due siciliani si ritrovavano, Sciascia siciliano parla di un siciliano, quindi c'è una Sicilia dietro, e la Sicilia di Sciascia non è metafora, come lui dice in una celebre opera, la Sicilia come metafora, ma la Sicilia è la realtà che lui visse nella sua Racalvuto, la realtà della zolfara, la realtà della violenza mafiosa. Le ipotesi sulla scomparsa di Maiorana furono allora varie. I familiari pensarono ad una fuga avventata dalla follia. A nulla servirono le ricerche dei servizi segreti. Voglio che si trovi il colpevole, ordinò Mussolini. I morti si trovano, sono i vivi che possono scomparire, ribatté il capo della polizia, il senatore Arturo Bocchini. Il caso venne archiviato piuttosto in fretta, sotto la rubrica suicidio. Il corpo di Maiorana, come dicevo, non è stato ritrovato. Le ipotesi allora furono tre: suicidio, rapimento, decisione di scomparire, virgolettato questo verbo, in preda all'incubo scatenatosi nell'animo dello scienziato, in seguito alle possibili applicazioni delle scoperte nell'Europa di Hitler e di Mussolini. Come è facile vedere, c'è materia sufficiente per un giallo. Dopo oltre 30 anni dall'accaduto, la sfida la accetta Leonardo Sciascia. Lo scrittore siciliano come Maiorana raccoglie tutte le notizie che può per darci non un giallo nel senso corrente del termine, ma ponendo al centro della narrazione dei fatti un problema morale, quello della responsabilità dello scienziato di fronte alla storia dei mondi. L'opera in cui Sciascia si occupa del caso Maiorana si intitola La scomparsa di Maiorana. Il libretto, circa 100 pagine, esce nel 1975. Lo scrittore si lascia alle spalle opere in cui l'accento batte particolarmente sulla denunzia e sul dissenso. Questo mi sembra un dato molto interessante per quello che Sciascia ci dice in seguito. Già nelle parrocchie di Re Valpetra, 20 anni prima, siamo nel 1956,
Lo scrittore fruga nella cronaca spicciola con un piglio più etico che populistico, con un impegno che sorregge l'intellettuale, come Sciascia lo intende, di fronte alla negatività della storia. Tra Calpetra e Racalmuto, il paese in provincia di Agrigento, dove lo scrittore Sciascia nacque nel 1921. In 8 capitoli inchiesta, lo scrittore ci dà spaccati di vita locale in cui la politica diventa sempre, sono parole di Sciascia, un affare di tribù, e il membro più autorevole e rappresentativo si tira dietro tutta la tribù fino agli affini e ai famigli. Dietro all'impegno dell'intellettuale Sciascia ci sono gli autori che hanno contato maggiormente nella sua formazione: Fourier, Stendhal, Diderot e il nostro Manzoni. Non solo il Manzoni dei Promessi Sposi, ma direi soprattutto il Manzoni della storia della Colonia in parte. Diderot soprattutto, per la lezione di lucida ironia, per la volontà di guardare le cose senza pregiudizi e senza miti. Dai suoi maestri francesi, Sciascia trae la sua mentalità illuministica che lo porta a credere nella ragione e nella libertà, mentre dal Manzoni gli viene quel moralismo che lo porta a frugare nelle pieghe dell'animo umano alla ricerca delle motivazioni dell'umano agire e dell'umano sentire. In Sciascia illuminismo e moralismo non appaiono mai in apparenza. I due termini hanno in comune un punto essenziale: la fiducia nell'attitudine dell'uomo a comprendere e giudicare. L'illuminismo di Sciascia si distacca da quello dei suoi maestri francesi per un dato saliente, vale a dire per la venatura pessimistica che lo attraversa e lo caratterizza. Diderot, per fare un esempio, confidava da ideologo di una classe in ascesa nella possibilità della società e del singolo di progredire e di migliorare attraverso la riforma delle istituzioni. Sciascia invece è convinto che tutto in realtà è bloccato in una ancestrale immodificabilità. L'uomo deve battersi per il progresso, per la giustizia e per la verità, ma nel suo intimo, ragiona Sciascia, non può far tacere la voce del dubbio che parla il linguaggio del pessimismo. La corruzione, la violenza, lo sfruttamento sono nemici dell'uomo. In Sicilia c'è in più la mafia che stringe nella sua morsa i siciliani, una mafia che modifica, perché si modifica per adattarsi, mimetizzandosi con il modificarsi delle situazioni sociali e politiche. Il giorno della civetta, a ciascuno il suo, il Consiglio d'Egitto, l'Onorevole, sono alcune delle opere in cui giustizia e criminalità, bene e male, si scontrano e si contrappongono. Nel contesto, sono opere di Sciascia, e soprattutto direi in toto modo, al centro della denuncia, sempre in chiaro pessimistica, c'è il potere. Ora, la materia della denuncia è data da gialli che restano irrisolti a causa delle connivenze che proteggono i colpevoli. La denuncia del potere corrotto e corruttore continua, né i pugnalatori e soprattutto nell'affare Moro. Fra Toto Modo, che è nel 74, e l'affare Moro, che è nel 78, si pone la scomparsa
di Majorana. Siamo, come dicevamo, all'inizio degli anni 70. Sciascia abbandona momentaneamente la linea polemico-politica e ricostruisce in forma di romanzo saggio un caso, sono parole sue, reale non risolto. In breve i fatti sono questi. Nella notte tra il 25 e il 26 marzo 1938, nel viaggio da Napoli a Palermo o al ritorno, scompare Ettore Majorana, cavanese, giovane docente di fisica all'Università di Napoli. Scattano le indagini. Dopo l'archiviazione della scomparsa del fisico, si continua a discutere. L'opinione prevalente, almeno questo è il pensiero di Sciascia, è quella di coloro che collegano la scomparsa dello scienziato all'ipotesi, lo ha detto già il fisico, all'ipotesi di un suo volontario eclisse per non fornire i tremendi risultati della ricerca al realismo brutale dei politici. Secondo un modo di operare che vi è proprio, Sciascia valuta tutti i documenti e tutte le testimonianze a sua disposizione. Senza perdere di vista, e qui siamo al nucleo, all'essenza del saggio di Sciascia, senza perdere di vista l'angoscia dell'uomo Majorana che vorrebbe sottrarre i risultati della scienza ad usi esiziali per l'umanità. Sciascia non esclude l'ipotesi che il fisico si sia rifugiato in un convento. Nell'ultima parte del libro troviamo lo scrittore che va dietro ad un certo Sino in un convento che avrebbe tra i suoi ospiti un americano e uno scienziato. Sciascia è convinto che le indagini molti elementi hanno lasciato nell'ombra, a cominciare dalla rivalità accademica tra Majorana e Ferz e dall'assegnazione del giovane fisico all'Università di Napoli all'insaputa del diretto interessato. E c'è dietro il sipario? È un dato questo, è un dato sul quale secondo me dovremmo riflettere, no? Sempre secondo Sciascia c'è un altro particolare. Sì, grazie. Si sente male, funziona? Troppo esigente quel tecnico lì. Sempre secondo Sciascia c'è un altro particolare non tenuto nella giusta considerazione dagli inquirenti. Nel 1933 Majorana aveva incontrato a Lipsia il fisico tedesco Heisenberg, che gli avrebbe fatto intuire la parte di responsabilità, tema questo molto caro a Sciascia, che il fisico nucleare avrebbe avuto in caso di impiego a scopo bellico delle scoperte scientifiche. Può darsi che il fisico abbia intuito, dice Majorana naturalmente, le spaventose conseguenze della fissione nucleare e in preda ad angoscia e spavento abbia escogitato come unica via d'uscita lo scomparire. Siamo al tema di fondo dell'opera di Sciascia, il rapporto tra etica e scienza, la responsabilità morale dell'uomo di scienza. A questo punto conta poco per Sciascia se Majorana si sia suicidato veramente o se il suicidio del giovane fisico lo abbia simulato, confinandosi volontariamente in un convento. Pare che sia questa la convinzione di Sciascia. Al centro del giallo sciasciale c'è qui l'uomo Majorana, con la sua solitudine, con le sue paure,
con tutto il peso delle sue responsabilità. La scomparsa allora è interpretabile come una radicale scelta di campo, come l'unica scelta possibile, come l'unica possibilità per manifestare il proprio dissenso e ostacolare l'inarrestabile corso che culminerà nelle bombe su Hiroshima e Nagasaki. Tutti i stati. Io mi permetto di aggiungere un particolare che poi un suggerimento. Io al vostro preside posso dare suggerimenti, ci conosciamo da molti anni, siamo stati anche colleghi, siamo andati sempre d'accordo in tutto e per tutto, passione per il teatro, no, io non liscio nessuno, tu non fare quelle mosse, tu dico qua io prima, non mi sarei mai permesso prima vita. Lei. E allora l'anno prossimo in un corso di questo bello istituto, metti tra le cose su cui i tuoi alunni debbono, in questo momento si parlava di cellule staminali, perché il problema non si chiude, non si può chiudere, più si va avanti e più problemi abbiamo. Ecco, per non dimenticare, e qui io sono d'accordo con Sciascia, sono d'accordo anche perché il fisico, lo scienziato fa il suo discorso, è un dovere, ci mancherebbe altro. Qui c'è il letterato che si mette di mezzo con le sue idee e tira fuori non una soluzione, nemmeno un'ipotesi di soluzione, ma ecco, riconduce, riporta tutto il discorso all'uomo. Forse si ricordò di quella massima di Terenzio, homo sum nihil humani a me. Alieno, traduco, questo è un istituto commerciale, quindi io sono un uomo e appunto perché sono uomo, tutto ciò che riguarda l'uomo non può non interessare. Scusate, è stato un po' di